Ciao ragazzi, bentornati su Kingdom Hearts, Birth by Sleep, Final Mix. Nello scorso episodio siamo stati in giro per tutti i mondi a cercare i bozzoli premio e abbiamo ottenuto tutti i singoli gelati. Però, che succede? Dov'è Acqua? Infatti in questo episodio cosa faremo? Lo avete già letto dal nome, del titolo. Infatti oggi vedremo le UD. Ora, l'avrei voluto fare prima questo episodio, però purtroppo è venuto adesso. Però, come dire, non c'è problema. No? Allora, direi di partire subito. Vi invito a iscrivervi, a lasciare un mi piace o un non mi piace. E ripeto, oggi vedremo tutte le UD del gioco, tranne una, che però ovviamente vi spiegherò. Allora, cosa sono in particolare le UD? Le UD sono, alla fine, delle invocazioni utilizzabili solamente quando si ha la barra UD piena. Ed è davvero uno spreco, certe volte, perché vi manca tipo un puntino microscopico e dovete per forza raccogliere i punti. Però, vabbè. Allora, le prime UD ad essere ottenute sono, nella storia di Terra, quelle di Ventus, quella di Ventus e quella di Aqua. Allora, ho sbagliato comando, vabbè. Adesso dovrò fare un piccolo trick, ovvero farvi vedere tutte le UD dalla prima a... non l'ultima, però piano piano le scorreremo tutte. Però tipo, Ventus lo vedremo, Aqua la vedremo, Cenerentola la vedremo, però sì, vabbè, la vedremo. Malefica la vedremo, poiché alcune UD sono, come si può dire, speciali, che solo alcuni personaggi possono avere. Però di questo non ne parliamo ora. Allora, iniziamo subito. Ve l'ho già detto di iscrivervi, di lasciare mi piace o non mi piace, l'ho fatto. Ora, vi chiedo scusa in anticipo perché, come dire, non saprei come narrare questo video, quindi cerco di andare un po' sul caso, ma un po' anche con un po' d'ordine. Allora, Ventus si ottiene dopo aver completato il primo mondo. E adesso, il primo level up è Haste, che permette, come vedete, di essere molto veloci. Molto veloci. Allora, ultima carica. E se per favore... Maremma. Ok. Raid paralizzante. Furia. E comunque davvero, Ventus può essere utile, molto utile, per fare cose molto belle. Soprattutto se serve velocità per colpire nemici. Per finire l'incontro prima, alla fine. E basta. Allora, cerchiamo di sconfiggere questo nemico per avere UD, grazie. Usciamo e rientriamo. Ora, secondo level up. Autocontrattacco. Permette di autocontrattaccare il nemico, anche se non premete quadrato. E adesso, Aliante Celeste. Ora, purtroppo autocontrattacco non è tanto utile. È più utile la sua prima abilità, Haste. Però, se... Ok, direi di passare al prossimo personaggio dopo essermi ricaricato la UD, grazie. E adesso la UD di Aqua si ottiene dopo aver finito il primo mondo, la terra di partenza, come Ventus. Allora,
Ovviamente non vi dirò le abilità perché sennò davvero... Cioè le abilità, le... Quando si ottiene cosa perché sennò davvero esplodo. Comunque. Epilogo. Questo è uno degli attacchi più buoni del gioco. Se mi ricordo, al primo livello dovrebbe avere Blizzard, Fire, Thunder ed Energia. Allora, vai. E davvero, può essere molto buona. Molto molto buona acqua. Unico problema sono le sue abilità. Magicofobia permette di aumentare la potenza delle magie. E di veramente tanto. E basta, passiamo al livello 2. Ed eccoci al livello 2 di acqua. Allora, cerchiamo di caricare. Comunque, risveglio. Risveglio permette di essere resuscitati una sola volta. Tipo Trilli di Kingdom Hearts 1. È davvero buona. Molto molto buona. E comunque adesso passiamo alla numero 3, Cenerentola. Si ottiene dopo aver finito il Castello dei Sogni. Ed è molto buona, visto che questa gioca solo e soltanto sui comandi di elemento nullo. Ovvero Barlume, che è un fire di elemento nullo. Cerchio onirico e passo fatato, che sono rispettivamente questo attacco che non mi ricordo e questo che è un altro attacco molto buono che può avere solo acqua. Comunque luce onirica. E comunque è davvero buona, molto molto buona, anche perché vi può curare dalle cose di stato. Infatti, Autopanacea e Rigene sono molto buoni, veramente molto buoni. Allora, vai, cerchiamo di caricare in fretta. Voglio fare in fretta questo episodio, ma purtroppo penso già che mi verrà bello lungo. Allora... Perfetto, andiamo veloci. Perfetto, valzer onirico. È molto buono questo attacco, veramente veramente molto buono. Ora, le sue abilità. Autopanacea permette di autocurarsi istantaneamente dopo aver subito una cosa di status. E Rigene permette di rigenerarsi ogni tanto la vita. E di abbastanza punti poi. Allora, Malefica. Si ottiene dopo aver fatto il primo mondo. Ovvero il dominio incantato. Allora, ha molti comandi di elemento fuoco. Vabbè, Fira, Firaga, Fire, Scintilla, poi Colpo Fissità per immobilizzare la gente, Firaga Oscura, davvero è molto buono. E soprattutto, Sonnolenza che è molto utile, davvero, è molto molto potente. Però, come dire, le sue abilità sono abbastanza particolari, poiché salva focus permette di utilizzare poco focus e di recuperarne tanto. Però, la seconda è parassita, che permette a ogni colpo di recuperare punti vita in maniera percentuale al danno che infliggete. Allora, cerchiamo di recuperare la carica.
Perfetto. Ok. E adesso drago ardente. È molto potente questo attacco, molto molto potente. Ora, una cosa che non vi ho detto, per aumentare il livello di UD dovete per forza ottenere quel piccolo fiorellino che vi ho sempre di cui vi ho sempre detto e che certe volte non spawna mai, perché è proprio una rottura farlo spawnare. Adesso, prossima UD. La prossima UD è la fortissima UD di Zack. Berserk. Intanto Zack si ottiene dopo aver preso, dopo aver finito in realtà, questo mondo, il Monte Olimpo. È molto potente, mamma mia quante volte stai spawnando, figliola. Dicevo, l'audi di Zack è molto potente. Veramente potente. Poiché questo attacco devasta. E è buona. Ora, le abilità di Zack, ripeto, sono molto potenti. Per favore. E davvero, Berserk è un'abilità buona, molto molto buona. Poiché meno punti vita avete, più aumenta la vostra forza. O meglio, questo è Berserk. Attacco fobia vi aumenta di molto i comandi di attacco. È una cosa devastante e molto potente. Allora, perfetto. E adesso, questo attacco è tipo tempi congiunti e demolisce tanta roba. Allora, vai. E ora proviamo a rifarlo. Davvero, questo attacco fa tanto male e ai boss li spacca, ma veramente tanto. Prossimo è il fortissimo esperimento 626. Si ottiene dopo aver finito lo spazio assoluto ed è molto buono, poiché vi permette di fare cose molto buone, molto buone. Allora, intanto il suo primo bonus è attacco più, che aumenta, guarda caso, il vostro attacco. E adesso, ora, unico problema di questo attacco di raggio riflesso è che praticamente più punti, cioè più punti vita, no, ogni cosa colpita manderà il riflesso dall'altra parte. Quindi è una cosa buona, ma allo stesso tempo negativa. Molto negativa. Perché se poi colpisce qualcuno e lo manda a KO, come vedete, colpirà sempre quella zona. E adesso, niente. Next level. Con la forma Ohana. E adesso PC doppi. Cosa fa PC doppi? Permette di ottenere il doppio dei PC a nemico. Quindi se volete allenare i comandi Stitch, o meglio l'esperimento 626, è una delle cose più buone di questo mondo da usare. E adesso Ritmo Hana.
è buonissimo, ma l'unico problema è che questo attacco non ha fine. In che senso? Se voi volete farlo finire, non c'è maniera. È una cosa buona, ma allo stesso tempo orribile. Molto orribile. Comunque, direi di passare al prossimo personaggio, perché ve lo spiegherò dopo. Poiché, come dire, l'AUD di Peter Pan qui ce l'ho al massimo. Quella di terra purtroppo era ancora a livello 0 e avrei dovuto farmare e non ci avevo voglia. Comunque, l'AUD di Ventus. Allora, Ventus ottiene acqua e terra dopo essere partito. E adesso, terra. Allora, frenesia. La forza del comando attacca è potenziata. E davvero, terra è una cosa buona. Se ovviamente parasse Ventus. No, davvero, terra è molto molto buono. Allora, comando epilogo è tipo uno scontro aereo. Ve lo faccio rivedere. Però è uno scontro aereo molto potente. Molto molto potente. Allora, vai. È molto potente come attacco. E ora passiamo al livello 2. Ovvero autodifesa. Cosa fa? Certe volte, senza parare, vi permette di parare. È una cosa strana da dire, ma se sto di spalla è molto meglio. Visto? Ha parato da solo. Io non ho fatto niente. Fa automaticamente. Ogni volta che sta per subire un attacco, Ventus para. Ovviamente l'attacco deve andare a buon fine. Allora, io adesso. Se notate, i primi attacchi epilogo non hanno tanto significato dei personaggi alla fine di Terra, Acqua e Ventus. Però l'attacco finale, il vero attacco finale, è significativo e molto, perché quelli lì sono, se si può dire, remastered degli attacchi epilogo finali dei personaggi. Per chi lo ha notato, proprio. E adesso, prossimo. Topolino. Topolino si ottiene dopo aver fatto la landa del mistero con Ventus, dopo esserci scontrati la prima volta contro Vanitas. Allora, è molto forte Topolino. Soprattutto perché ha autotransfert. Cosa fa? Quando state per essere attaccati, vi permette di teletrasportarvi in maniera casuale e schivare l'attacco. È una cosa molto buona. Visto? Ho schivato l'attacco senza fare niente. Però alla fine certe volte può rovinarvi questa cosa, eh? Attenzione. Allora. Perfetto. E adesso cerchiamo di eliminare loro. Perfetto. Carica luminosa. Questo attacco è molto buono, molto molto buono. Veramente buono. E adesso si passa all'artiglieria pesante. Ecco a voi Topolino di livello 2. Esperienza doppia. Cosa vuol dire? Guadagnate il doppio dell'esperienza se sconfiggete nemici. Ed è davvero buono.
Soprattutto perché ho scoperto che è possibile one-shottare un cino usando Topolino. Ed è davvero potente questa combo. Ora. Questo attacco fa male. Veramente, veramente male. Intanto vi dico che Sacra Tormenta è una eroga di elemento luce. E ripeto, anche questo fa molto male. Topolino è forte, molto forte. Allora, rifacciamo. Ripeto, è veramente buono, soprattutto per quelle sfere di luce. E adesso andiamo con l'artiglieria pesante. Paperino si ottiene dopo aver fatto la torre misteriosa con Ventus. E è buono, per l'amor del cielo, è molto buono, veramente buono. Perché ha magie di tutti i tipi, per chi vuole spammare le magie. Unico problema? Il suo attacco epilogo. Io lo odio il suo attacco epilogo. Non mi piace per niente. A parte questo, può essere buono per il suo magia più a livello 1. E davvero fa male. Fa veramente male. Allora, Topolino a livello 2 ha l'abilità Bozzolo, che permette di ridurre i danni subiti. Ed è una cosa buona, ovviamente gli attacchi magici subiti, gli attacchi a proiettile, se si può dire. Tipo, ora faccio un esempio. Un boss particolare. Vanitas, perché alla fine l'unico boss che rimane è Vanitas. Se non contiamo i boss dell'arena del miraggio. No, davvero, io non so usare purtroppo il suo attacco. Non lo so per niente usare. Dicevo, l'unico boss rimanente per la storia è Vanitas. E praticamente, i suoi attacchi finali, gli attacchi con il ghiaccio, fanno poco danno. È una cosa buona, ma allo stesso tempo è brutta perché c'è poca scelta alla fine. No, io proprio questo non lo so usare, mi dispiace. Però davvero, è una buona OD. È davvero una buona OD se non si sa cosa usare, ovviamente. E adesso andiamo con una delle OD più OP del gioco. Pippo. Spero che mi venga un bello screenshot. Allora, Egida. Permette di aumentare la difesa. Infatti Pippo è buono per la difesa e sia anche per fare danni. Allora, cerchiamo di fare robe. Allora, vai. Grazie mille. Ok, colpo caos. Ok, Pippo tornado. Questo attacco è veramente forte. E non vi dico neanche quanti meme ci hanno fatto. Davvero, è un attacco molto potente. Vi dico solo che contro il vero boss finale, usando acqua, potete demolirlo senza problemi.
E vi ripeto, senza problemi. Allora, cerco di riutilizzarlo. Se ovviamente ci riuscissi. Ora, unico problema è che non ha cose di cure. Proprio unico piccolo problema. Allora. È davvero davvero buono. Molto buono è Pippo. È veramente buono. E adesso il livello 2 di Pippo permette di stordire molto più spesso. Stordimento più. Lo so, può essere una cosa inutile, ma in realtà è molto buona, perché permette di stordire solo con i colpi fisici. È davvero utile. E soprattutto con aerocolpo, un attacco che stordisce quasi sempre, in realtà stordisce sempre. Ed è una cosa buona, molto buona. Ora, questo attacco è un po' difficile da controllare, Pippo Turbo, ma è buono anche questo. Tutti gli attacchi di Pippo più o meno sono buoni. Se si sa come usarli alla fine. Comunque Pippo, piccola cosa, si ottiene nella torre misteriosa dopo averla finita come Paperino. Però ora c'è Biancaneve. Biancaneve non può essere ottenuta da terra, poiché lei scappa nella foresta, se vi ricordate, e non ha uno stretto contatto con terra. Comunque Biancaneve usa i nani, Pisolo per addormentare, Eolo, che non mi ricordo sia Aeroga o Aero, o Aerora, meglio. Poi Brontolo, che permette di ottenere oggetti. Gongolo, che è coriandoli. Cucciolo, che è mini, per demolire chiunque. Mammolo, che è non teletrasporto, ma è un altro attacco che non mi ricordo, che però non vi dà niente di esperienza, però vi permette di ottenere, dicevo, non vi dà niente di esperienza, ma vi permette di ottenere robe. E queste cose sono molto buone. Molto molto buone. Biancaneve è molto utile in molte cose. Allora, vai. Io volevo fare questo. Perfetto. E ora prossimo level up, ovviamente, di Biancaneve. Dov'è finita? Vai. Allora, carica rapido. Intanto carica comandi più, barra comandi più, permette di caricare la barra molto più in fretta quando si usano i comandi. Ed è una cosa strana alla fine. Però non mi ricordo se era aumentare la barra dei comandi, cioè la velocità di ricarica dei comandi, o la barra per andare in stile. Non mi ricordo. Comunque, ok. Il suo secondo level up, tanto per un attimino che mi sono dimenticato il nome. Il suo secondo level up, che è carica rapido, dovrebbe permettere di ricaricare i comandi veramente in fretta. E sì, alla fine Biancaneve è buona solamente per aumentare in fretta la carica dei comandi.
e contare che questo è uno stile di comando che usa solo l'elemento luce, eh? Come dire, è tanta roba. E adesso, una delle OD più spammate del gioco. Peter Pan. Peter Pan ha uno degli attacchi, ripeto, più buoni del gioco a livello 1, quasi al pari di Pippo. Allora, cerchiamo di caricare in fretta. E comunque, doppio colpo. E levita, praticamente levita vi permette di cadere piano piano. Ma levita, come vedete, ogni colpo che vale per 2, anche per la barra dei comandi vale per 2. E adesso... questo coso fa male, perché dovete premere X a un momento giusto. Se non lo premete al momento giusto farete pochi colpi, ma questo coso... ora per esempio non l'ho premuto, ma ve l'assicuro, questo coso può one-shottare un boss, da quanto è forte. Volete una dimostrazione? È molto potente, vero? E comunque, piccola cosa, più colpi fate, più mani ottenete. Quando fate X rapido. Adesso, l'evoluzione di Peter Pan. Il doppio colpo. Alla fine, come dire, da un attacco potentissimo, di epilogo ovviamente, viene fuori un attacco orribile. Ma veramente orribile. Allora, ok, spiro cannone. Sì, da un attacco buono viene fuori un attacco orribile. Non... io non mi sono mai trovato con spiro cannone. È buono quanto vi pare, però davvero Spiro Cannone non mi è mai piaciuto, mai. E adesso siamo verso fine video, però... l'esperimento 626 ha qualcosa di particolare, poiché... eh sì, ha un comando diverso. Nella storia di Acqua, infatti, lui ha il bellissimo... carica Tandaga. Ricordo, comando esclusivo di Acqua. E questo per chi se l'è perso al Keyblade dello scorso episodio. E alla fine niente, non cambia altro se non unico comando che è quello lì. Cambia solo quello. Allora, tanto per... perfetto. Ora, una piccola cosa che non vi ho detto, perché non c'era tempo tra Switch, tra uno e l'altro. Però... in realtà ho due cose da dirvi, che in realtà sono tre. Per ricaricare, intanto guardate quanto costa la scivolata fuoco, la schivata fuoco. Per aumentare la UD vi serve, in maniera minima, la lettera pallone. Se volete però andare di roba pesante, vi serve per forza il Mega Elisir. Perché il Mega Elisir, cioè l'Elisir normale... vi recupera PS, barra focus e cura gli stati. Invece il Mega Elisir cura anche la barra UD. Ed è buona. Ora, potete anche far prima uscendo dal mondo e rientrare. Si carica lo stesso al massimo. Però, c'è una seconda cosa da dirvi. Purtroppo questo video è incompleto, perché? Io vi ho mostrato tutte le UD. Tutte, dalla prima all'ultima. Però c'è un OD particolare. Vi ho già detto che esiste un OD che si può ottenere facendo il tabellone di comando 1 qualsiasi, andando nella sezione speciale, nella casella speciale, e vi può uscire Pietro.
Vi esce più frequentemente se avete finito la città Disney? Piccola cosa che vi può aiutare. Esce più facilmente. Però è comunque alta la possibilità che non esca. E i suoi effetti sono... Manni più a livello 1 e ruba a livello 2. Manni più vi permette di avere più manni, ovvio. Però ruba vi permette di ottenere l'oggetto più facilmente. È una cosa buona per il drop rate alla fine. I suoi attacchi epilogo sono colpo frutta e rombo furioso. Poi i comandi. Scherno, che non mi ricordo cosa fa. Colpo fissità, colpo caos, coriandoli, colpo fissità, colpo caos e slam aereo. Questi sono gli attacchi di Pietro. Mi dispiace tanto non potervelo far vedere, però alla fine di UD mi manca solo lui e guardate, mi mancano solamente 3 attacchi. Poi pochi comandi di magia, mi manca veramente, veramente poca roba. E questo, questo comando qua è lo scatto glaciale, con scatto aereo e blizzaga. Allora, dicevo, delle UD mi manca solo lui, perché questa è la doppia UD, il doppio attacco, se si può dire, poiché c'è l'epilogo di Ven, l'epilogo di Terra, poi, dov'è? Aliante Celeste, sì. Sono gli attacchi finali. A me manca solamente una UD per completare le UD. E davvero, è una cosa rognosa. Però è ovvio che è una UD segreta. Vi dico solo che anche Pietro è buono, poiché il suo attacco finale, Rombo Furioso, utilizza la macchina di Capitano Oscurità e va in cerchio. È praticamente l'attacco di Pippo. Ora, abbiamo finito. Sì, è tutto qui l'episodio. Volevo solamente mostrarvi le UD e mi è uscito un video di tipo un'ora. Comunque, a parte questo, vi chiedo scusa se ho fatto molti episodi extra, però nel prossimo episodio di Kingdom Hearts Birth by Sleep Final Mix inizieremo finalmente i boss segreti. Oh, che bello! Sì, gli episodi extra sono finiti. Ora, nel prossimo episodio faremo un boss segreto. Ora, piccola cosa. Ripeto, mi dispiace per quello che ho detto di Pietro, che purtroppo non ve lo posso mostrare. Però ogni storia ha la stessa cosa. In che senso? Terra. Per ottenere Pietro dovete per forza fare il tabellone di comando. Stessa cosa per Ventus e per Aqua. Però dovete fare questo qui, andando su menu e andando tabellone di comando. Non succede niente se andate nell'arena del miraggio, mi raccomando. Dovete per forza andare nel tabellone di comando fuori dall'arena. Comunque, abbiamo finito. Mi dispiace ancora per questo episodio così, però vi avevo detto che lo facevo. Ve l'avevo detto. Comunque, ripeto, abbiamo finito. Nel prossimo episodio di Kingdom Hearts Birth by Sleep Final Mix affronteremo il primo dei boss segreti. Quindi, vi invito a iscrivervi, a lasciare un mi piace o un non mi piace. E al prossimo episodio. Ciao!